La montagna non è soltanto ciò che di essa vediamo sotto il cielo azzurro o tra le nebbie, ma soprattutto è ciò che ha dentro. Il Monte Corchia ha il vuoto. Ci penso spesso, non è che non ci pensi alla... Perché la più grande invenzione della vita forse è stata l'endotelio. C'è il momento in cui tu hai una pelle interna. Se no non avremmo né polmoni, né stomaco, né nulla, perché l'endotelio è una bella idea. Cioè una pelle mai coperta rispetto a quella esterna. Il senso del tatto c'è sempre, senti mal di pancia anche. Non sente più niente, però è tutto è un po' cambiato. Le montagne che hanno le grotte dentro hanno un endotelio, hanno un territorio interno in cui la pelle si è ritirata ed è completamente diversa da quella di fuori. Per cui questo è l'interesse. Lì dentro cosa capita? Esse sono vive, esse fanno dei movimenti strategici. Per esempio, da questo punto di vista, una montagna che ha un fenomeno carsico dentro scarica un sacco di fenomeni distruttivi, li scarica invece all'interno di se stessa. Per cui è una strategia positiva, è un parassita positivo. Ti leva del vento, ti leva dell'acqua, manda dentro, fuori resta tutto così. È un modo di essere. Quando Giovanni Badino ha capito che la temperatura delle grotte, la stufa alimentata dal tiro delle correnti d'aria e che queste stalattiti sono messe proprio in mezzo alla corrente d'aria per rovinarla, per mandarla in giro, non per farla correre più veloce possibile, per fargli fare più urti possibile. Beh, questa è già una strategia di sopravvivenza positiva. Ti carichi. Sai che quella lì è una fonte di energia e fai delle cose che fanno sì che questa la capti. La capti il meglio possibile. Questi sono il futuro degli studi speleologici, secondo me, di capire cosa capita là sotto. I perimetri, le profondità, è il passato. Noi dobbiamo capire cosa capita dentro l'ambiente vuoto. La grotta vera e propria. Io tante volte parlavo con i geologi. Ti ricordi quando tutti i geologi dicevano che il Figherà non poteva entrare nel Corchia perché c'era la faglia, la figlia della faglia, non si muove faglia che un geologo non raglia, e andava avanti così. E io dicevo, ma voi siete i guardiacoste del mondo sotterraneo, noi siamo i naviganti. Noi andiamo nel buio, ma voi siete attaccati alla costa. Era come sempre un odioso sprezzante con me, capitava di essere. Però l'idea non era poi così sbagliata. È il vuoto che c'è dentro che ti manca di sapere. Dire comunque. Già abbiamo scoperto che esiste, adesso cerchiamo di capire cosa è.
Se l'osteologia, lo speologo, è un navigante dell'oscurità, il Valle Chiara è stato un porto dove questi naviganti si sono ritrovati e si ritrovano. La speologia per me, da esterno, da bimbo, da ragazzotto che ha vissuto forse i momenti più gloriosi di esplorazione del Corchia, sono legati a questa grande avventura che si stava svolgendo sul monte qui vicino, sul monte Corchia, all'interno del monte Corchia. Un'avventura che ha coinvolto tante persone, tanti gruppi provenienti da tutto il mondo, da Firenze a Bologna, a Torino, ma anche dall'estero, i polacchi, gli inglesi. E quello che mi ricordo è la comunità che si creava tra questi diversi gruppi, uniti nella sfida, nella conquista di questa vista, nella scoperta di questa grande montagna, di questa montagna vuota. La figura della mia nonna, la Emma, la mamma degli Spelio, che accoglieva tutti questi ragazzotti con amore, con coinvolgendo, dandogli anche le chiavi della struttura stessa affinché trovassero un riparo alle fatiche e un diciamo focillarsi dopo appunto le fatiche stesse che venivano svolte dentro l'esplorazione. Stessa strada che ha seguito poi la mia mamma, seguendo anche le orme della prima mamma storica, la mamma Emma, si è prodigata nel corso degli anni affinché gli Speli trovassero un punto d'accoglienza. Quindi possiamo dire che il Valle Chiara, senza gli Speli, forse non sarebbe neanche il Valle Chiara. Dopo le prime esplorazioni del 1840, ci sono diversi, insomma, incuriositi, però bisogna aspettare il 1911, quando Vittorio Bertarelli arrivò fino al pozzo che prende il suo nome. Era con dei cavatori che avevano delle corde, sceso il pozzo per una ventina di metri e dopo ritennero opportuno soprassedere e tornarono fuori. Ci passano ancora una decina d'anni e si arriva al 1921, quando gli allora studenti, insomma, che del CAI, che ancora non c'era il gruppo speleologico fiorentino, andarono all'antro del Corchia e arrivarono fino al Pozzacchione. Tra loro c'era il dottor Berzi, che nel 1927 divenne presidente del gruppo speleologico fiorentino. Esplorano in quel periodo varie grotte napoane, finché a un certo punto decidono di andare all'antro del Corchia. E lì, nel 1933, arrivano fino a 228 metri di profondità. Bisogna considerare che, col materiale che avevano, avanzavano di 40, massimo 50 metri al giorno. Dopodiché programma un'altra spedizione nel 1934, nella quale arrivano fino al lago Sifone a 541 metri. Nel 1935 poi controllarono il rilievo, finirono di togliere tutto il materiale che c'era e fu fatto anche un articolo pubblicato nell'anno successivo che riguardava l'antro del Corchia. Dopo la stasi della guerra, per cui praticamente di speleologia non se ne parlò più, finché si ricostituì il gruppo speleologico fiorentino nel 1962. Nel gennaio del 60 a me non interessava assolutamente l'antro del Corchia, non più di tantissime altre grotte, perché era noto che l'antro del Corchia, il fondo del Corchia, era stato raggiunto nel 1934 dagli speleologi del gruppo speleologico fiorentino del CAI, che raggiunsero 541 metri e arrivarono in corrispondenza di un lago che chiamavano Lago Terminale. Nel febbraio dello stesso anno, 60, venne a Bologna il professor Walter Bauci, libero docente di speleologia, venne a tenere un corso libero di speleogenesi all'Università di Bologna. Il professor Bauci ci informò del fatto che gli speleologi della Società Adriatica di Scienze Naturali Trieste avevano ripreso nel 56 ad andare all'antro del Corchia. Però nel 58
hanno visto che dal lago terminale partiva un fiume, chiamiamolo fiume, che non fu battezzato Emil Vidal, e procedettero per circa 150 metri lungo il canyon in cui scorre il fiume. Il fatto di sapere dal professor Bauci che continuava e che non erano arrivati ancora in fondo, beh, mi ha un pochino mosso le acque. Dalla ricostituzione del gruppo speleologico fiorentino, reggente era addirittura Claudio De Giuli, si ricomincia ad andare all'antro del Corca, uscite sporadiche, finché nel 1964, assieme all'Istituto Geografico Militare, torniamo perché loro devono fare il punto dell'ingresso dell'antro del Corca. Li accompagno assieme a Marco Chiancone e Piero Saragato. Non andammo molto lontano con loro perché arrivarono un centinaio di metri in avanti e poi il colonnello comandante disse basta, abbiamo visto anche troppo. Però questo ci dette una spinta per portare le uscite finali dei corsi di speleologia all'antro del Corca. La prima esplorazione organizzata? Prima esplorazione? Allora, nel 68 se non parlo, ma nel 68, per Natale con lo Speleo Club Roma, Giorgio Pasquini, e il gruppo speleologico Pipistrelli di Terni si andò sul fondo. Con loro arrivavamo fino al fondo e però ci sembrò troppo facile arrivare sul fondo, che era valutato 805 metri, e allora col gruppo speleologico fiorentino approntammo una spedizione nell'estate del 1969. Nel 69 si fece la spedizione 15 giorni. Quella per vedere il rilievo? Sì, per vedere... Si arrivò sul fondo il giorno che andava sul tavolo. Un aneddoto. Ci venne a trovare anche Lucchesi, ci venne in Nottoli, Solinas, i Bernacchi. E ci sarà la Gabriellina, che a quell'epoca diventò la donna più profonda del mondo, Gabriella Annucci. Lei però aveva un uomo e un bel sacco, ragazzi. Sacco così, a un certo punto la sera mentre si mangiava la razione Ferri, che era uno schifo complessivamente, si sentiva un profumo di bracioline. E dice, lei aveva portato le bracioline. Ma mi ricordo invece la Lizza, con il sapone sopra. Lì 69 è la prima volta. Il mese dopo, signorini, da soli, andarono ai Bozzacchioni. Si è ritornati ai Bozzacchioni. Avevano la strada, la fine. Appena un mese con Fabrizio Signorini si organizzò un'altra uscita da soli, io e lui, fino al Pozzacchione. Quindi percorremmo per l'ennesima volta la galleria artificiale che oggi non c'è più, o perlomeno è abbandonata perché abbiamo un ingresso naturale, e cominciamo a percorrere con una sola corda il canyon. Le prime parti sono quelle di origine tettonica, poi si entra nel canyon vero e proprio, utilizzando quel po' di materiale che avevamo, e quello era stato più o meno lasciato dalla precedente spedizione. Ci apparve subito affascinante, e subito si capì come si formava questo canyon, che aveva una forma per noi incredibile, cioè la parte stretta in alto, la parte larga al centro, la parte che continuava stretta in basso, cioè quello che l'acqua era riuscita a scavare all'interno della montagna. Siamo arrivati poi, a parte le corde fisse che già c'erano ovviamente perché ormai quello era un passaggio obbligato, arrivavamo senza altri materiali al Pozzacchione. Dopodiché cominciamo la via del ritorno riutilizzando i materiali e arrampicando laddove non ce l'avevamo, e quindi ci adattammo alla situazione. Il
capitano Andreini, che si occupava di entomologia, con un suo famiglio andava per la Puane in cerca di insetti e un bel giorno capitò sulla cima del Monte Corchia e un suo famiglio andò dentro la buca del cacciatore, che ancora non c'aveva il nome, e trovò alcuni insetti. Visto che la buca era di una certa profondità, il capitano Andreini decise di chiamarla buca del cacciatore, perché quel famiglio lui lo chiamava il mio cacciatore. E ti accorgi con dolore che la selvaggina là è andato cacciatore al suo posto, Figherà. Nell'inno dell'Olonese Volante, inno dei pirati. Suppongo che avessimo trovato l'abisso Figherà noi altri di Torino. Noi lo partecipammo anche a tutti quelli che volevano venirci. L'iscrizione era facile, bastava arrivare il venerdì sera a Valle Chiara e poi andare in grotta. E saper andare su corda. Eh beh, non era un posto per imparare ad andare in grotta il Figherà. No. Era meglio se avevi già imparato da un'altra parte. C'è stata la filosofia variegata. Era un'espressione di tutte le espressioni italiane e che è stata un'occasione che dopo non si è mai più ripetuta. La giornata di Figherà è durata 10 anni, diciamo. Quella è stata e long journey, come dicono. Allora è cominciata con la roba del 70. La tristezza dei fiorentini. E loro hanno lasciato la buca all'ultima pietra perché c'è un tempo infernale e avevano mollato giù sul suolo e hanno detto figurati che cazzo vuoi che ci vada. È inverno. E invece allora c'era questo tempaccio e noi tornammo che avevamo visto tutta la nebbia che era scesa giù dalla cima e andava via tutta la nebbia e da questo buco la nebbia usciva e lui e quindi il Corchia con tutta la sua profondità che vagliava continuava a essere un'entrata bassa. Poi nel pomeriggio quando sono scesi Giorgetto, Giovanni, Doppioni, Lunghetto, si meglio trovavano sta frana e elevarono un pietrone, io non c'ero, io avevo una mano fasciata. Levarono il pietrone e dietro c'era la sabbiolina mai toccata e vabbè Giovanni che crede come un pazzo che era sopra il posto da venti. Thank you.
Poi si rendono conto che sono entrati in un posto che non hanno mai visto una galleria sospesa, andava da una parte, andava dall'altra. Hanno rischiato di perdersi, non trovano l'entrata, non avevano fatto il segno. E non è facile perché entri da dietro una quinta in galleria, non è così. Poi un po' l'hanno trovata. Però hanno detto subito dopo hanno fatto l'ometto, tutte le scritte. Per il primo colpo le hanno perse. E lì sorprende perché tutto va giù da lì. Un piano sospeso da cui partono gli abissi. Quella lì non l'avevo mai vista. Aveva visto tante belle cose, ma quella lì non l'avevo mai vista. Dico che raglia le buone consigli, gli sembra anche che ci grida da sotto che la corda mettila giù da lì, scendi da là. E la corda messa da lì si è tranciata in 13 pezzi uguali. Per cui ci chiamo così. Asino che raglia le buone consigli. Incontrarsi veramente con tutte. Guarda, c'è stata una votazione, non mi ricordo, c'erano i due partiti, io ovviamente la parte di condividere, l'altro diceva no, aspetta. E alla fine Giorgetto fu decisivo, Giorgetto dice condividiamo tutto. Cioè, a parte se vuoi offrire qualcosa, offri qualcosa che vuole. Mi offri di andare a vedere il fondo dove tu restituivi a me. Ce l'hai da offrire, lo offri all'inizio. E Giorgetto ebbe questa intuizione, cioè, passò dalla parte per dire no, perché guarda che noi da soli questa volta non la facciamo. Mai. Ma eravate già in galleria? No, l'impressione è stata confermata la domenica dopo. Quando arrivammo per la prima volta alle Gallerie delle Stalattiti, l'emozione direi fu notevole, perché una fioritura di quel genere non l'avevamo vista mai, francamente, e fu una cosa direi unica. Occasionally glancing towards half-eaten plates of food. Poi lì, quindi, passando di sopra, di sotto, cercando di evitare di rompere qualsiasi cosa, si arrivò poco oltre
e sotto quello che attualmente è chiamato il ramo dei Lucchesi. E in quel punto che c'era della sabbia, per anni sono stati fatti campi speleologici, sia per andare sul fondo che quelli dei corsi di speleologia. Corsi di speleologia che duravano 3 giorni normalmente, 3 giorni l'uscita finale naturalmente, e si dormiva lì. We even knew the building, a bar on Golden Stookey Street where men would go to reason. There was freedom there, it filled the air amongst the wine and wisdom. And every Sunday I would go. Febbraio del 60 andammo noi del gruppo Storia Bolognese sulle Pani, e in particolare andammo ad esplorare alcuni piccoli posti vicino alla Pista delle Sette. Al ritorno dal Pista delle Sette andavo a vedere questo famoso Ante del Corcio, e insomma, abituati alle grotte che avevo visto fino ad ora, siamo arrivati fino al postazione, noi due, beh, rimanemmo molto impressionati. Quindi mettendo insieme le due cose, grotta fantastica, non esplorata fino in fondo, beh, bisogna proprio andarci. E così fu che organizzavo una prima spedizione per il marzo dello stesso anno. Cioè io scrissi al Comando Militare Territoriale della Regione Toscana-Emiliana, che ci concesse un automezzo leggero, lo chiamo un CL-51, per il trasporto di uomini e materiale da Bologna alle Emiliane. E poi scrissi anche alla ditta Pellerano di Massa perché si concedesse l'uso della teleferica. Teleferica che va praticamente dai pressi degli Emiliani fino alla cava, che è poi a sua volta nei pressi della grotta dell'Anto del Conte. E che noi, così un po' di straforo, non abbiamo usato come hanno fatto tutti solo per il materiale, ma anche per le persone. Quando siamo arrivati alle Emiliani, il 19 marzo del 60, e siamo scesi all'inizio della teleferica, abbiamo saputo che un'ora prima erano saliti degli speleologi di Milano, dello Speleologo di Milano. Comunque parlai con Danilo Massa e dico: io propongo che ci mettiamo insieme, che possiamo essere. E lui accettò. Eravamo d'accordo che ci saremmo incontrati già in grotta e al campo base a una certa ora, ma loro non erano ancora arrivati, qui Zuffa e io decidemmo di non stare a tirarci le dita, ma di far qualcosa. Forse la gronda c'ha questo nome perché i fiorentini ci mesero proprio una grondaia per evitare che l'acqua gli cadesse addosso mentre lo discendevano. La gronda, non abbiamo attaccato le scalette dove avevamo attaccato gli altri, cioè mi pare verso sinistra, no? Dove viene un po' giù l'acqua, ma dalla parte opposta, e siamo riusciti a scendere quasi ad asciutto. Ma il pozzo è sempre abbastanza piovoso, e anche pozzi successivi, eppure il pozzo L che però è abbastanza decentrato. Ma tutti gli altri pozzetti che arrivano poi sul lago Ingrid sono tutti abbastanza esposti all'acqua, quando ce n'è naturalmente. E all'epoca che noi esploravamo ce n'era sempre abbastanza. Per noi troppa, ma abbastanza nel senso che oggi ce n'è molta meno e l'esplorazione ci fa con molta maggiore tranquillità. Scendemmo e arrivammo al posto L, poi più avanti, e poi trovavamo questo buchetto non tanto grande che ci portò alla cosiddetta sala terminale, come se l'hanno terminale. Perché lì si può essere tratti in inganno, non si sente il rumore dell'acqua, no? Quindi uno può anche pensare che chiuda, invece non chiude, avanti. Noi ci siamo diretti tutto verso destra,
dove abbiamo trovato questo notevole sifone. E tre metri circa sopra il pavimento della caverna c'era una parete con un certo spessore della argilla, intonacata, diciamo, da un certo spessore della argilla, dove era stata ricavata una nicchia e lì è stata messa una bottiglietta con il tappo in tutto, e dentro c'era dell'acqua. Abbiamo spaccato la bottiglia, era un bigliettino strappato dall'agendina di un medico, per lo meno a scopo medico, perché da quelle parole si poteva capire. E c'era scritto: la matita quanto segue. Il presente annulla i precedenti, viva l'Italia! E sotto Occhialini, che è diventato un famosissimo fisico in America, che io sappia, Raka, però non si legge bene questo nome, Boris, Boschella, Tesci, Michelagnoli, Checcacci, anche questo non è sicurissimo. Nell'altra facciata c'era scritto il giorno 11 settembre 1934, poi il numero romano dodicesimo anno fascista, gli speleologi fiorentini qui giunsero carichi di fango, di fame ed acqua. Seguono altri nomi: Ceranfi, Bersi, di cui conosco la figlia, Barbieri, Raffi e le sigle GSF, gruppo speleologico fiorentino. Dal lago Sifone c'è un breve percorso in cui il fiume scorre in pari e poi c'è la prima cascata che personalmente ho superato facendo il passaggio Zuffa. Però da lì e scendendo una decina di metri con le scalette a quell'epoca o la corda oggi, si approda su un sasso a punta tutto circondato dall'acqua. Comunque, facendo un'ampia spaccata si riesce a non bagnarsi i piedi. Non è che è un bel laghettino, ma niente d'eccezionale il lago. Mentre invece il lago successivo, dopo un'altra decina di metri di discesa, il lago Marica è abbastanza profondo e anche lì si approda su dei massi e con una certa difficoltà si riesce a superarlo. Bellissimi saloni, dove sicuramente lì ancora non è stato trovato nulla, ma se qualcuno avesse la pazienza di andare trova senz'altro dei rami fossili, fino alla quarta cascata. Il fiume Vidal, quando è tranquillo, quindi in secca, non desta preoccupazione. Però quando comincia a buttare, già dà delle noie al posto della gronda. La quarta cascata direi che corrobora questa sensazione di mancanza di vuoto superiore, perché
anche se oggi butta poco, è semplicemente imponente. Dopo la sesta cascata, un saltino di pochi metri e la famosa palla di cannone. Per fortuna quella lì era talmente pesante che nessuno se l'è riuscito a portarne via, come per esempio è stato fatto nel salone dopo il posto del portello, che era pieno di pisoliti delle dimensioni anche di una palla da tennis e forse oltre. Poi altre due cascatelle per arrivare sul fondo, un grandissimo ammasso di sassi, un ammasso di blocchi, una piccola gallerietta e si arriva sul fondo dove alcune concrezioni abbondantemente storiate dai nomi dei primi esploratori concludano l'esplorazione. Più in là sarà difficile andarci se non trovare magari una galleria orizzontale che esca all'esterno, se la geologia e la stratigrafia hanno un senso e non è più possibile andare oltre perché gli strati inferiori sono strati impermeabili e quindi la grotta non può proseguire. Prendemmo a dritto per uno sfasciume di massi, ti superammo senza accorgerci il pozzo della gronda, trovando un grande masso e si disse ma se entrò in una grande galleria ellittica e dopo al vertice di questa galleria un laghetto. Sul laghetto che avevamo trovato era venerdì e fu deciso che si chiamava Laghetto del Venerdì. Poi ci fu uno che si denudò e la passò, diciamo, a nuoto e arrivò dalla parte di là e strillò l'impronta di un piede umano. Porca miseria, ci hanno fregato, qualcuno è arrivato prima di noi. Dalla diramazione dei rami dei romani si poteva scendere sul ramo del fiume, da lì si arrivava naturalmente anche al pozzo della Fangaia, che all'epoca era sempre battuto dall'acqua e bastava entrare dentro quel salone per trovarsi completamente inzuppati. Questo poi fino a un certo periodo, quando l'acqua è cominciata a calare all'antro del Corchia e è stato possibile esplorarlo, risalirlo naturalmente ed esplorarlo. Cominciai a risalire
per capire e presagiare l'eventualità della salita, si partì su questo canalino molto fangoso, tant'è che poi la risalita verrà chiamata il Pozzo della Fangaia, speranzosi perché le immagini che ci dava la lampada da su erano abbastanza evidenti di un qualcosa di importante. Il giorno dopo fu raggiunta la cima della Fangaia, risultò essere 50 metri circa di altezza, quindi una cosa abbastanza considerevole. Cioè non era più il semplice andare giù e scendere, ma cominciò a venire anche l'idea di cominciare da scendere per poi risalire, e con l'andare degli anni diventò una delle più grandi esplorazioni fatte in risalita. Quando arrivavamo in cima alla Fangaia, ci ritrovavamo in una bellissima galleria arruolata poi ovviamente a Firenze, tant'è che poi fu chiamata anche Fiorentini, chiamata Galleria dell'Iris. Si cominciò la vera e propria esplorazione, perché l'esplorazione si presentò alquanto difficile, nel senso che il risalire era già un problema, perché arrampicare non tutti all'interno del gruppo avevano questa capacità, ma soprattutto era un qualcosa che non veniva mai fatto in grotta se non per piccoli passaggi. L'idea era comunque quella di stendere il rilievo il più velocemente possibile per poter raggiungere quel rilievo che io avevo fatto l'anno precedente al Figherato. Ma la cosa era veramente complicata, trovare una strada di accesso al sistema superiore. L'idea che io mi sono fatto è che comunque i due attivi d'acqua siano due cose un po' diverse. Quindi è per quello che dico che probabilmente ci sono ancora altre zone da esplorare e da rivedere, però in maniera molto più sistematica. In questa zona le esplorazioni sono state fatte soprattutto da Luciano Salvatici e da molti di noi del gruppo speleologico fiorentino. Dopo la Galleria degli Inglesi, all'incrocio dove oggi si va per il ramo dei Romani sia in su che in giù, si trovò la Galleria Firenze, poi dopo la Galleria Firenze la Galleria Franosa, poi il Salone Saragato, e per il momento non si usciva perché l'ingresso basso o buca del serpente ancora non era stato trovato. Quando le ore, i giorni, il tempo sono oramai dietro di noi, non ci restano che i pensieri a ciò che abbiamo fatto e vissuto, le sofferenze che abbiamo sopportato, da noi comunque volute, cambiano, ci inorgogliscono. Le raccontiamo con enfasi. Non ci chiediamo più perché abbiamo voluto soffrire le intemperie sotterranee. A volte ci sentiamo eroi. Più le ore e i giorni passano, più aumenta per alcuni la voglia di ritornarci. È un autentico mistero. Ho provato a scrivere su di un foglio un avvertimento, quasi una minaccia. Ricorda che l'ultima volta che hai visitato gli inferi, la sofferenza è stata costante. Sei proprio sicuro di volerla riavere? Non ha funzionato nemmeno questo avvertimento. Allora non ci resta che seguire la nostra passione e trasformarla in entusiasmo e gioia di vivere anch'essa. La Federazione Speleologica Toscana ha sempre creduto e investito nei progetti nel Corchia. L'esplorazione qui non è mai finita.
dai tempi, grazie a questo film, ne ripercorre la storia ad oggi con due progetti fondamentali. Il progetto Orco, che è un progetto di rilievo del Corchia, che grazie poi all'attività Corchia 2.0 ha ripreso vita, stanno continuando l'esplorazione e tutti i rilievi dei nuovi rami, ma anche dei rami già conosciuti. Il Corchia, lo sappiamo tutti, non è solo una grotta, non è solo una montagna, è una cosa per gli speleo, significa tutto, significa scuola, significa esplorazione, significa addestramento, ma non solo per gli speleo toscani, ma anche speleo italiani e anche europei. Ha significato la storia, la storia dell'esplorazione in Italia si è svolta qui dentro, in questa grotta, partendo dai punti più impensabili, dall'alto, poi via via scendendo sempre di più. Oggi Corchia presenta 20 ingressi, circa 70 km di tratti conosciuti e rilevati. Non ci accontentiamo perché secondo noi, secondo i nostri geologi, Corchia può dare molto di più, solo come tante grotte lo nascondono dentro se stessi. Il compito in spelio è proprio questo, portare alla luce tutto ciò che il sottosuolo cela e nasconde. Parecchie generazioni di speleologi hanno contribuito alle esplorazioni del Corchia. Non capita spesso. A parte lo scopritore ottocentesco Simi e un nome mito come Bertarelli, proprio quello di 2000 grotte, ci sono stati i fiorentini degli anni 30, i triestini del 56-58, i bolognesi milanesi del primo fondo nell'anno 1960, i fiorentini dei rami nuovi e delle grandi risalite, ancora i bolognesi degli ingressi alti, poi i torinesi del Figuera, il Badino della mitica congiunzione e poi ancora tanti altri, perché alla storia del Corchia, ben lungi dall'essere conclusa, hanno contribuito un po' tutti, testimonianza che la speleologia è una malattia difficile da guarire. La grotta più grande d'Italia, ma anche l'unica davvero nazionale, un emblema. I racconti delle esplorazioni hanno evidenziato come i risultati, al Corchia come altrove, sono stati il frutto dei materiali e quindi della tecnica di cui si disponeva al momento. Nessun superuomo. Ognuno ha dato il meglio con ciò che aveva. E dentro al Corchia è stata certamente scritta la storia dell'evoluzione tecnica della speleologia negli ultimi 70 anni, dalle scale con i pioli in legno ai LED. La tecnica è stata anche in grado di far cambiare la mentalità. La mia generazione seguiva l'acqua e cercava il fondo, poi qualcuno ha cominciato a seguire l'aria e gli spazi sono aumentati a dismisura. I camini li vedevamo anche noi, ma con i nostri mezzi una risalita di 10-20 metri costituiva un'impresa. Ogni giorno la tecnica si evolve. Grazie a ciò, gli speleologi avranno certamente un futuro e potranno ritrovarsi ancora tra un secolo a raccontarsi nuove storie. Thank you.